È un evento organizzato dall'autorità garante qui nelle Marche ed è il primo di quattro eventi nazionali. Un altro sarà in Piemonte, in Calabria e nella città di Roma. E oltre a questi tre sono state scelte le Marche come primo momento, ha richiamato circa 400 partecipanti da tutta Italia, la sala piena ne era la dimostrazione, intorno a un tema di grande attualità. Tra l'altro nelle Marche è stata scelta proprio il tema del trattamento dati in materia sanitaria. Questo è un argomento di grande attualità, perché il trattamento dei dati, specialmente in ambito sanitario, non deve essere visto soltanto come un fatto formale, ma deve essere vista come l'occasione per promuovere al meglio i diritti e le libertà delle persone che, quando purtroppo si imbattono alla sanità, hanno sempre dei problemi e sono più fragili. È stato ed è, perché continuerà anche nel pomeriggio, un momento appunto formativo, di confronto e di scambio di esperienze, no, di tutti coloro appunto che, deputati al trattamento dei dati, comunque sul campo verificano la necessità e la portata sostanziale di questa importante normativa che deve essere vista ed applicata come un'opportunità per i cittadini, tra l'altro in un momento in cui c'è un uso sproporzionato e spropositato ed improprio, vorrei dire, della diffusione dei dati, e questo, ho avuto modo di ricordarlo anche in altre occasioni, fa male tra l'altro alla democrazia ed anche alla coesione sociale. Quindi deve essere recuperato tutto intorno alla tutela dei diritti e della libertà delle persone. Il seminario di oggi è una bella opportunità per l'autorità per essere presente qui nelle Marche ad Ancona e incontrare i responsabili della protezione dati del settore sanitario. Questo incontro si inserisce all'interno di un progetto europeo che è volto a aumentare le competenze di questa nuova figura, appunto il responsabile della protezione dati, che nell'ottica del regolamento rappresenta un vero e proprio avamposto per la tutela della protezione dei dati all'interno dei soggetti pubblici e dei soggetti privati che effettuano i trattamenti più rilevanti, quelli cosiddetti su larga scala. In questo incontro cerchiamo di far passare nei confronti di questi professionisti la visione dell'autorità rispetto a quello che è gli adempimenti che il regolamento richiede, di far percepire quale deve essere la filosofia corretta di applicazione, che deve essere ispirata da una parte alla ricerca del più alto livello di garanzia al minor costo possibile, quindi trovare soluzioni che consentano di tutelare le persone e il trattamento dei loro dati senza accrescere eccessivamente i costi burocratici della gestione del trattamento dati. Questa è una linea molto sottile, anche difficile da ricercare, però dal confronto di oggi, dal confronto idee di oggi, possono scaturire delle soluzioni positive, e soprattutto noi invitiamo molto i responsabili della protezione dati a lavorare tra di loro, a fare rete, a condividere le buone pratiche che sono proprio costituite da questo elemento, individuare il massimo aspetto di garanzia al minor costo possibile. In questo l'autorità funge sempre da stimolo per la ricerca di questo equilibrio.